Eccoci qua. E buonasera. Avevo detto che l'avrei fatto. Ecco come ho utilizzato la base di cemento che ho fatto come prova. Eccolo. Sotto un disco di legno per far passare poi il filo. E adesso andiamo a vedere come l'ho fatto. Come si può chiamare il cemento? Adesso. Secondo video su questo provino di cemento, un manufatto di cemento. Che cosa ci faccio? Quello che faccio di solito, una lampada. Allora, qui ho un po' di portalampade e vediamo se ho la fortuna che il portalampade che ho immaginato entra in questo foro qui. Portalampade è questo qui, è di ceramica. Facciamo una prova? Tac, ecco qua, preciso. Ora praticamente qui sopra dovremmo andare a mettere una lampada, una lampadina di quelle, visto che girano adesso, decorativo, oppure una grande lampadina, ecco qua. Ok, così è brutta, non viene bene, ci vuole una lampada, una bella lampada grossa, una lampadina. Della carta abrasiva vado a dare una rifinitura grossolana qui, perché magari è un po' fastidioso. Così è un po' stondata e non dà fastidio. Qui sotto non è necessario. E adesso andiamo a verniciarlo. Utilizzerò una vernice di quelle rimediate, ovviamente. E ne ho una trasparente per parquet. Utilizzerò quella, che peraltro già ho fatto qui. Questa è già verniciata. Infatti non spolvera più. Adesso farò la stessa cosa qui. Prendiamo qualcosa che me lo distanzia un attimo dal piano e procediamo. Allora, questa è la vernice trasparente. Ho qui un... mi è venuta l'idea di fare un disco di legno che poi incollerò qui sotto, che me lo renderà, farà questo effetto qui, vedete? Pure simpatico, più grande magari di questo. Ora per il momento utilizzo lo stesso stampo che ho utilizzato per farlo, e andiamo a prendere un pennellino artistico proprio. La vernice già l'ho miscelata e adesso via. Adesso ho finito di verniciare e basta, finisce così, e quindi ci vedremo tra qualche secondo per voi, tra qualche giorno.
Bene, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima lampada. Ce ne sarà un'altra. Ciao. Oh, iscrivetevi al canale.